Yo! 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 Ma che cos'è? Ma perché Galactus è lì che sta riemergendo dall'acqua? Ragazzi miei, bentornati su un nuovissimo video mattutino, primo drop sull'isola della nuova stagione 4, capitolo 5. Dove ci droppiamo? Doomstadt. Abbiamo castello di Doom in alto a destra, il Doom qua in alto e poi il raft. Ma i mini PNG che vedo sull'isola sono dei poteri, sono dei boss che dropperanno un potere teoricamente, vero? Allora ce li killiamo tutti quanti instant, uno dopo l'altro, dai. Eccoci. Non so niente, ragazzi. Non so niente della stagione. Letteralmente nulla. Primo server privato assieme a voi. Questa pistolina? Pistola monarca. Ma quanto è bello che la tiene solo con una mano. Bro. No. Bellissima l'animazione qui. Hello. Ah, è qui misterio. Aspetta, non killare misterio. Ah, ok. Questa è di War Machine? Guarda, come si utilizza? Così? Double space per saltare. Vabbè, qualcosa. Tipo il jetpack, dai. Ma rimane. Ha uno stabilizzatore esagerato sto jetpack. L'ho provato prima, quello non è male. Com'è che scende ora? Ma interrompi planata, non interrompe nulla. Alright. Fa malissimo. O è il boss che è troppo scarso? Ah, ma era una copia. Fucile pesante, sovrano di Mysterio e medaglione furtività di Mysterio. Allora, adesso c'ho il medaglione, ragazzi. Vediamo come funziona. No. Mi ricorda il potere di Predator. Ma sembra invisibile, ma qui. Allora, potere di Predator e il guanto dell'altro boss nella Season Wild. Ve lo ricordate? Ti rendeva sempre invisibile. Posso utilizzarlo quante volte voglio, vediamo. Sembrerebbe di sì. Our Future. La propaganda di Doctor Doom, ragazzi. Vediamo sto pump. Tutto bellissimo. Ragazzi, come vengono tenuti gli item a livello estetico proprio... No, vabbè, mi piace. Sì, questo qua mi piace. Ok, raga, test. Andiamo da un altro boss. Provo l'occultamento e vediamo se mi vedo, ok? Madonna, broda. Ma questa? Ragazzi, io vorrei far notare una cosetta. Creepy ha già la skin gratuita. Gratuita per tutti coloro che giocheranno da mobile, quindi Android e iOS. Perché a quanto pare Fortnite è tornato anche su iOS. Quindi festeggiamo. Finalmente, non sono più bloccati nella stagione 3 del capitolo 2, ragazzi. Salve, ma è ostile appena ti avvicini? Vediamo. Direi di sì. Direi proprio di sì. Vediamo se lo tanco. Tankatissimo, broda. Sto pump, quanto gli facciamo? 160 in body shot. Che succede, amico? Ragazzi, io credevo che si rialzasse. Allora, guanti, pistola mitica e medaglione. Aspettate che lo andiamo a vedere. Usciamo. Dovremmo andare pure a raft, raga. Li andiamo a prendere tutti e tre. Quindi Mysterio e Doctor Doom li abbiamo presi. Manca l'ultimo, direzione raft. Allora, eccolo, raga, vedo un punto esclamativo. Sei già triggerato. La vita del boss sta calando. Mamma mia, ragazzi. One on one. Tutti quanti mi danno proprio il movement da boss. Super lento, destro, sinistro, guarda. vabbè. Andiamo velocemente, andiamocene. Ragazzi miei, medaglione assorbimento di Doom Boot. Medaglione furtività di Mysterio e medaglione rivelatore di Emma Frost. Questo contrassegna i nemici vicino per un breve periodo. Quello di Mysterio. Tuo padre in cantina, creepy. Belli miei, abbiamo i tre medaglioni più tutti gli item mitici di ogni singolo boss presente nella stagione 4 Marvel. Eccolo qui, medaglione di Emma Frost. Praticamente andrà a contrassegnare i nemici, li andrà a spottare dietro le mura. Quindi pin rosso nel momento in cui avete un nemico e scansionerà tutta la zona a fianco a voi. Dopodiché, medaglione di furtività Mysterio. Quando ci accovacceremo, quindi crouceremo in questa maniera, diventeremo invisibili. Nel momento in cui ci rialzeremo, purtroppo torneremo normali. Il medaglione di Doom Boot, praticamente invece molto semplice, otterremo vita nel momento in cui faremo delle kill. Questo ve lo posso far vedere in maniera instant. Guardate, ci accovacciamo. 3, 2, 1. Occultamento attivo. Visto e rivisto già in passato. Predator e guanto di un altro boss di cui non ricordo il nome. Iniziava con la R. Come si chiamava quel boss nella stagione Wild, ragazzi? Dopodiché abbiamo un vampa fucile, in questo caso un AUG, AUG, come volete chiamarlo, mitico. Il pump, ragazzi miei. Questo di Mysterio dovrebbe far tanto male. Ho già visto 160, credo, in head. Questa pistola che, vabbè, monarca di Doctor Doom, single shot, e di guanti che mi ricordano tantissimo lo stesso
è identico potere della stagione 4 del capitolo 2. Vediamo questo, prendiamo questo e prendiamo la OG. La OG vediamo come shotta. Non è male. Mi piace, credo che sarà uno di quegli item che potrei utilizzare per l'intera season. Il pump. Sound mi piace, guardate, mi ha scansionato la zona, eh. Ovviamente non ci sono nemici, queste sono delle guardie che ovviamente si sono schierate dalla nostra parte. E poi abbiamo la pistola Monarch di Doctor Doom, single shot come dicevo prima. La ricarica è lentissima però, molto lenta. Quella mitica è un po' più veloce. Mi fa piacere anche vederla in questa maniera. L'animazione come viene tenuta mano singola è molto molto carina. Ah, comunque mancavano altri item prima, raga, che abbiamo avuto precedentemente nell'altro game. E quali il jetpack di War Machine, lo scudo di Capitan America. Allora, a livello di medaglioni, credo che il più utile sia questo di Emma Frost e quello di Doctor Doom. A livello di tier list, come terza posizione metterei proprio quello di Mysterio, perché alla fine crouch diventa invisibile, ma è un'invisibilità che viene subito counterata perché ti spottano ugualmente. Soprattutto con gli effetti alti si vede la sagoma del personaggio, quindi del player che è invisibile. Totalmente inutile quindi in quel caso. Non voglio parlare troppo presto, ma sembra giocabile questa season. Vediamo, perché ancora devono counterare tutto quanto, tutti quanti. Quindi vediamo. Ragazzi miei, vediamo un po' che cosa droppa l'isola fluttuante nel momento in cui viene conquistata dal team o singolarmente. L'item mitico che verrà droppato, eccolo, arsenale di War Machine 2. Alright. Mamma mia, da vedere quanto danno fanno. Quindi ti prendi il jetpack con questo. Sarà la combo micidiale della season, ragazzi miei. Quanti di War Machine più quello che è il suo jetpack, che in questo caso attualmente non abbiamo. Potrebbe essere il nuovo guanto di Magneto questa combo, eh. Vedete un attimino, cioè quanto shot io qua. Ok. E poi c'ho 8 razzi. Da capire, come già detto, quanto danno fa un singolo razzo. Dai, abbiamo già beccato l'item broken. Comunque, belli miei, Galactus è lì. E potrebbe esserci già questo qui. Va a preannunciare un possibile evento finale. Ragazzi miei, per il momento sembra essere tutto. Sicuramente ci saranno tantissime altre cose da scoprire. Io vi rifaccio vedere velocemente questi item mitici e nuovissimi della stagione. Sono bellissimi, raga. Sono molto belli. Mi sono già innamorato della presenza di nuovi medaglioni. Eccoli qua. Ci becchiamo in un prossimo video mattutino oppure in le bozze. Siamo sempre qua. Vi aspettiamo. Un saluto, un bel. Ciao, brothers!